fatto un gran lavoro, mi sembra. Buonasera anche da parte mia a tutti i professionisti e alla città di Sorrento. Grazie Massimo per questo sodalizio che continua da anni. È passata un'estate bellissima, è arrivata la sorpresa di un settembre iniziato con il Festival di Venezia e poi sappiamo che è successo qualcosa di assolutamente eccezionale. Abbiamo visto le presentazioni dei listini e ci è sembrato di percepire, anche da noi esercenti che comunque no, come dire, sbirciamo, vediamo, ci è sembrato di vedere quel segno di cambiamento che significa che c'è un grande lavoro, che questa sia una delle più belle serie di premiazione dei biglietti d'oro che sono il vero premio del cinema italiano. Buonasera. Grazie Mario, grazie. Speriamo che le performance sia con noi. E adesso, quindi, apriamo le danze con i premi e lo facciamo come l'anno scorso con il primo premio della serata, il Filming Italy Award. Chiamo sul palco Tiziana Rocca. Ciao Tiziana. Esattamente, è stato tanto grazie di averci accolto nuovamente, grazie al sindaco, ma grazie a Lorini, grazie a Giardini, a Nane, con cui abbiamo un accordo ormai da svariati anni per cercare di dare un contributo a che la transizione verde, green e la sostenibilità entri dentro il mondo del cinema in tutta la filiera e anche nelle sale cinematografiche. Prendete esempio dal cinema di Gallarate, il Multiplex, è una bella impresa, complimenti Marilena, a te e tutta la tua squadra. Grazie. Complimenti. Grazie. Allora, Romantica è prodotta da Indiana e da Vision, che è anche distributrice e in cui esibisci il tuo personalissimo talento per la commedia, che non era sfuggito ma l'hai proprio buttato sul grande schermo e ce ne siamo accorti tutti ancora di più. Sì, è stato bellissimo e sono molto emozionata, questo è oltre a quello che potevo sognare e immaginare, quindi grazie, veramente, grazie. Che bello dai te, esatto, ma l'avevi detto. E Claudio, tu non smetti mai di sorprenderci, in ultimo appunto per il tuo dolciamaro esordio alla regia con L'ultima volta siamo stati bambini, un grande film, è stato bellissimo penso il messaggio che ti è arrivato dalla senatrice Liliana Segre. Caro Claudio, ho molto apprezzato il tuo film perché hai saputo rendere la freschezza e l'innocenza dei bambini con un tratto talmente sensibile da offuscare la tragedia che c'è sullo sfondo. Dice tu. Grazie a voi, un'opera prima a 66 anni è un invito. Bellissimo esordio. Una speranza per tutti a questo punto. No, è stato vedere molte scuole, Gianluca no, è andato giù, ne sa qualcosa con l'ACE, ma in generale vedere insegnanti, ma soprattutto studenti che vogliono vederlo, rivederlo, ne parlano, discutono, questo è rincuorante per tutti noi. Peccato solo il Forza Milan finale, però ce lo dovevi mettere, detto proprio che no? Rimarrà la tua firma distintiva per tutti i film prossimi? Speriamo. Dai, tanto in bocca al lupo. Grazie, l'esordio c'è stato, non vediamo l'ora di vedere il secondo capitolo per entrambi, ovviamente. Una bella foto assieme. Valentina Romani. Chiamiamo anche l'altro premiato, Giorgio. Sì, l'altro invece io sono molto legato sentimentalmente perché è un suo grande fan. Anche lui lo abbiamo visto in una grandissima serie che stavolta va su una piattaforma a cui non faccio il nome. È un onore per me premiare Federico Cesari. Federico, aspettiamo sul palco per finire il premio. Grazie veramente. No, Federico, buonasera. Buonasera a tutti. E poi voi siete un po' comunati perché entrambi serie molto nazional popolari, Scam entrambi e debutto insomma con due grandi autori italiani, quindi complimenti ragazzi, avete fatto un grande lavoro fino adesso iniziando da molto piccoli e continuate così con la benedizione di Giorgio Ferrero e dell'Anica tutta, giusto? Io mi toccherei se... No, vabbè. Grazie veramente. Distribution, la chiave d'oro va al maestro Marco Bellocchio, il regista, e ritirano il premio per Recinema la responsabile produzione Samantha Antonicola e per Zero Distribution Sonia Dichter, Laura Blasi, Francesco Ria e Lorenzo Lalle, produttori e distributori. Il biglietto d'oro va ai produttori Italian International Film e Vision Distribution, anche distributore, e la chiave d'oro ai registi Massimiliano Bruno e Edoardo Leo. E Vida Runo Distribution, il direttore Luigi Lonigro. Aggiunge soltanto un aspetto, Garrone è un artista a tutto campo.
non era scontato. Ieri dicevi. Eccolo, Matteo. Ciao, di far arrivare il film più avanti possibile nella corsa per gli Oscar, e io volevo ringraziare tutto lo staff di 01. Allora io volevo ringraziare un grande film di qualità. Quanto è stata complessa la promozione del film? Chi ne avrebbe mai detto l'anno scorso? Grazie mille, io per competere con Carlos parlerò in spagnolo. No, vabbè, non ve lo consiglio. E no, grazie tanto, è un successo che ci riempie di gioia. Grazie Andrea, grazie Carlos, se rimanete qua con noi, perché a questo punto chiediamo invece i complimenti per questo primo premio con Avatar, Barbie, Oppenheimer. Wow! Grazie. Il premio speciale viene assegnato a Giuseppe Fiorello al suo debutto nella regia. Per il suo film Stranizza d'Amuri ha scelto una storia di grande impatto emotivo, trattando con delicatezza e ispirazione i temi dell'inclusività e delle dinamiche giovanili. Un film poetico, sensibile, coraggioso, che ha saputo portare molti giovani in sala e confrontarsi su una tematica, quella dell'inclusione, che è la base del nostro vivere civile. E complimenti per questo premio. Non ti sentiamo, voi lo sentite? No. Buonasera a tutti, scusate. Ciao Giuseppe, benvenuto, grazie di essere qua stasera. Ciao. Sappiamo che sei sul set a Palermo, in Sicilia ancora. Sì, tenevo nel cuore da troppi anni e volevo che un giorno emergesse in memoria di quei due ragazzi di Giada, di Tony e Giorgio, ecco, l'ho fatto soprattutto. Ti il biglietto poi per tutto. No, dicevo, perdonatemi se vi interrompo, Bimba ha distribuito il film con una passione, un amore infinito e indimenticabile. Passione che c'è trasmesso. Allora, se possibile, saluto tutti, anche gli amici, persone che conosco, saluto Paola, rinnovo, mi metto in fila con tutte le persone che mi stanno abbracciando, Paola, perché hai fatto un lavoro stupendo e hai contribuito in maniera veramente grandiosa, lo stanno dicendo tutti e te lo voglio dire anch'io qui davanti a tutti gli esercenti. Grazie a Giuseppe, grazie a Cinecittà. Le ha accolte, le ha abbracciate, e vuol dire che questa è la strada che dobbiamo percorrere noi e soprattutto i nostri amici produttori e i nostri talent per il futuro. Esatto. Grazie. E adesso quindi andiamo a premiare i tre film italiani di maggior successo dell'anno, con un intermezzo però rappresentato ovviamente da un premio speciale. Ritirano il premio per West Side Mario Zanani e Lorenzo Lega Rossa, e per Vision Distribution Massimiliano Orfei. Agli altri sceneggiatori anche ovviamente Davide Lantieri e Michele Pellegrini. Il premio lo ritira Paolo Orlando, direttore della distribuzione di Medusa Film. Condividere tra di noi. Complimenti per questo. Proprio stretti. Ciao ragazze, benvenute. Iniziamo con i primi premi della Non ce l'aspettavamo, proprio. No, proprio sorpresa. È bello, bello. Sorpresa. Sì, non lo so, veramente. E ne vuole per lasciarle senza parole, brava, ce l'avete fatta. Ma poi io mi ero proprio emozionata già lo spettacolo del bello. Premio, bastava quella. Non me l'aspettavo, grazie, sono onoratissima. No, l'onore è nostro. I fiumi navigabili del Piemonte. No, mi serve adesso, Paola, ci dice. Beh, per noi esercenti è una speranza. La domanda è, per Paola Cortellesi, regista, ci sarà ancora un domani? Pure dopo domani, pure tra... Hai voglia? Non lo voglio. Marco. Vai ragazze! Qualcuno può prendere il premio, attenzione che sono scivolato. Classificato il film vincitore dei biglietti d'oro per la produzione italiana, il film dell'anno. Il film vincitore è, ma prima sale su questo palco il sindaco di Sorrento, Massimo Cocco. Andiamo a premiare un film a sorpresa.
Sì. Grazie ancora, io faccio personalmente. Ma la sorpresa è svanita, ma non è svanito il meraviglioso pubblico di questa sera. Quindi innanzitutto benvenuti ancora a Sorrento, a tutto il mondo del cinema, no? Ane, Canica, attori, registi, produttori, distributori, esercenti. Soprattutto benvenuto al pubblico di Sorrento che torna ad affollare questa sala dopo anni di ripartenza complicata post-Covid, quindi un'edizione importante, la 46esima. Mi hanno detto che avete già fissato le date per la prossima, quindi evidentemente a Sorrento vi siete trovati bene. Senza chiederti il permesso, ufficialmente. Sapevamo che ci avresti detto. Non è che fanno altro, no? Tenetevi liberi. 2, 5, 5 dicembre 2024, possiamo? A Dio piacendo saremo qua. Ok, inshallah, va benissimo. E a questo punto dai, sindaco, mi dà il permesso, con il beneplacito del sindaco, prego. Andiamo a premiare il film dell'anno e c'è ancora domani! Sono qua, parlo delle persone che sono andate al cinema, che hanno amato questo film. Adesso siamo qui a festeggiare. Sulla carta questo film era un film d'epoca in bianco e nero e che parlava di un argomento certamente non divertente. Quindi voglio ringraziare Mario Giannani, Lorenzo Gangarossa, Max Orfei e Ludovica, produttori di questo film che è hanno creduto in questa storia che non era per niente facile, non era la promessa di qualcosa di, che avrebbe potuto avere il grande successo che ha avuto, invece piano piano, no, è stato un botto, il primo botto lo abbiamo fatto con questa platea che voglio ringraziare con il cuore, a Rizzuole, il primo botto, il primo segnale ce l'avete dato voi, quindi grazie per la fiducia, all'epoca vi ho detto, vorrei che questa vostra fiducia venisse ripagata, è andata così, grazie. Grazie. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questo film, Furio e Giulia, Inés Odali, gli amici, Katia Rossi, Laura Mirabella. Giustamente ricordato e ringraziato Ludovica che non mi ha mollato un secondo insieme a Mario e insieme a Lorenzo. Non c'è tutto il cast, quindi ringrazio Valerio Mastandrea, Giorgio Colangelo, Felice Marchioni, questa sera però una grande amica e una grande interprete qui con me che è Emanuela Fanella. Questo è il mio primo biglietto, ne ho ricevuti alcuni, ma questo è il mio primo biglietto d'oro da regista. Ma mai la chiave? Questo è importante, questo è grosso. Questa è la chiave? Chiave d'oro. Il biglietto. Non è di Sorrento, è la chiave d'oro per interprete. No. Ah, pensavo il biglietto. Vabbè, grazie comunque. Spero che oggi Paola apra questa strada a tante, tante altre donne. Grazie. Paola, grazie. Reso possibile, grazie. E siamo felici di premiarvi su questo palco per questo grande risultato. Una sola aggiunta, un grazie ai ragazzi di Universal per il lavoro che facciamo insieme a Marco D'Andrea. C'è un rispetto l'uno per il prodotto degli altri.
Grazie.